Le note dell'orchestra di fiati Rocco D'Ambrosio di Montescaglioso, provincia di Matera, e l'atmosfera magica del Castello degli Ezzelini di Bassano del Grappa per un grande concerto andato in scena ieri sera con il nobile obiettivo di raccogliere fondi per la Città della Speranza. Diciamo che spesso e volentieri sport o musica si connettono con Città della Speranza, perché entrambi lavoriamo per il bene comune, per lo star bene, ma allo stesso tempo lavoriamo anche per chi non sta bene. Quindi è un connubio perfetto, soprattutto fatto qua a Bassano, che è la città che praticamente ha dato vita a Città della Speranza. Secondo anno che siamo in questo tour in Veneto per presentare il nostro tipico modo di suonare le più celebri arie di Rossini, Verdi, Donizetti, Puccini, quella che è la grande tradizione unica al mondo dell'orchestra di fiati del Mezzogiorno. Musica e solidarietà assieme si fondono per dare una mano alla ricerca e per aiutare i bambini malati di tumore seguiti dal centro d'eccellenza di Padova. Noi ce la mettiamo tutta, stiamo mettendo in atto tecnologie innovative, stiamo facendo venire dagli Stati Uniti fior di scienziati che verranno a lavorare qui con noi a portare le loro competenze, per cui noi ci crediamo in questa sfida. Il lavoro straordinario di ricerca che stanno facendo a Padova ha bisogno di tanti denari. Ogni bambino che si salva dalle patologie infantili terribili deve renderci ancora più intollerabile, inaccettabile gli altri bambini che ancora non si salvano e che negli anni prossimi potranno essere salvati. Una serata magica con l'orchestra di Matera, partita dal Tempio Ossario e che a suon di musica ha sfilato per le vie del centro fino ad arrivare al Teatro Tito Gobbi.